la stesura ci stanno varie tecniche, ok? Diciamo quella lì più classica. Vedi, quindi il panetto è asciutto sotto, no? Quindi si, il principio è sempre lo stesso, quindi si parte dal fondo. Diciamo quella più comune, ok, come stesura, è quella lì che si parte al centro, si spinge fino a un certo punto, quindi per far formare il cornicione, e poi si ripassa da quest'altro lato, ok? Il fondamentale è quella botta finale. La botta, perché tu gli spingi l'aria, gli fai sì, gli fai, ok, e quindi diciamo così va un po' tirata, ok, ci devi appoggiare la mano e tirare. Questa qua serve, è un movimento, diciamo così, che serve per arrotondare, ok? Abbiamo il primo panetto che ci dà anche la sensazione già della cornice, però si può avere comunque lo stesso risultato, anche perché ci sono a volte delle tecniche che uno magari ha più vengono meglio a chi lo fa. Ad esempio ci sta quest'altra qua, quindi si posso partire così, okay. Quindi l'area la rimango sempre nel cornicione. La cosa importante è che quando si utilizza la prima volta la farina, no? Poi non ce ne deve stare più, quindi devi lavorare su un banco praticamente asciutto di farina. Ma viene tutto lo stesso, cioè c'è sempre la... Ok, ma... Poi ci sta chi la batte. Ok, normalmente diciamo che con un impasto così morbido, insomma, non è ideale, sì. Perché quando lo stressi, invece così tu non lo stressi l'impasto, però lo si può comunque, insomma, fare lo stesso, insomma, cioè ci sta di praticamente a questo punto. Ah, no. Ok. Però se ci fai caso, se tu accarezzi di più l'impasto, ti dà, se pure lo tocchi, ti dà proprio una sensazione diversa. Quindi non perde quella, diciamo così, delicatezza dell'impasto. Questo qua è un po' più rognoso, magari la scagnoso. La botticella ti serve, magari se hai un impasto che è più lievitato, insomma, quindi magari ha perso un po' di forza. Tu quale preferisci? A me questo qua, come sta adesso. Come sta adesso, perché praticamente, guarda, se cioè lo impasti da solo, io non sto facendo nessun tipo di sforzo per stendere questa pizza, no? Quindi, cioè questo da solo, 2, 3, pronto. Non c'è bisogno di perdere tantissimo tempo alla fine. Ed è uniforme, guarda. Certo. Se tu la guardi è uniforme. Certo, spesso lo perché quello deve essere. Anche se tu gli dai cornice, insomma, però
nell'insieme deve essere quanto più uniforme possibile. Altro consiglio che do, se prendo l'inizio, il principio, è questo. Cioè di non affondare le mani in questo modo, ma in questo modo. Cioè devi sovrapporre questo su questo. Ah, così. Ma qui non le metti separate? No. Ah, devi fare così, no? Cioè questo qua quindi deve essere un po' da guida, ok? Sotto ti fa da guida dove devi andare. E questa qua deve sempre via la farina. Un impasto così morbido, insomma, comunque vedi, ne abbiamo, diciamo così, stese 2, 4, 7, insomma, un pochissimo tempo, no? Quindi considera un momento di lavoro comunque continuo, cioè una cosa. Posso fare una stessa? Come no? No, volevo capire questa... Come faccio io, eh? Senza... No, non sto facendo come hai fatto così adesso. Fermati un po'.